Concludiamo la serie con un bel numero, il 45. Bentornati a miei ombri in un nuovo mini episodio su The Legend of Zelda Breath of the Wild, dove, qui lacrimuccia, per l'ultima volta andremo a caccia dei tesori perduti di Hyrule. E a proposito di tesori, in quello precedente abbiamo recuperato il cappuccio di Lavio e in quello precedente ancora tutto questo ben di Dio qua, quindi se vi siete persi qualcosa mi raccomando, il link come al solito ve lo lascio qua nelle schede, c'è la playlist con tutto quanto, a partire dall'episodio 1 fino ad arrivare al 45esimo, che è appunto questo e che è appunto l'ultimo. Non è l'ultimo video di Zelda, ma è l'ultimo episodio. Altri forse 2 o 3 video massimo usciranno prossimamente sul canale. Comunque, per quanto riguarda invece la missione di oggi, l'altra volta avevo fatto una mezza gaffa, un piccolo errore, perché avevo detto alla bardatura ancestrale, potrebbe essere un pezzo di armatura, magari il torace per esempio, ma non avevo letto poi quello che c'era scritto a fianco, ovvero andiamolo a leggere insieme. Si dice che esistano delle briglie che migliorino le abilità del cavallo e una sella che ti permette di chiamare il tuo destriero ovunque si trovi. Allo stallaggio dell'altopiano pare ci sia una copia di Trifoglia Satutto, che sarà una specie di diario immagino, EX, che tratta proprio di questa rara bardatura. Per cui per bardatura ancestrale si intendono le briglie e la sella per poter richiamare il cavallo da qualsiasi posizione. Questo per me è un sogno, peccato sia arrivato alla fine, perché come sapete, se avete seguito la serie e anche le live, a proposito seguitemi anche in live su Twitch, il link come al solito tutti qua nella descrizione, non ho praticamente mai utilizzato il cavallo perché era sempre distante in uno stallaggio dove io non ero vicino, per cui niente da fare. La cosa è un po' migliorata con il destriero di Hyrule, ma anche questo l'ho preso più o meno a fine gioco. Quindi, insomma, non ci siamo goduti appieno le cavalcature. Però, quantomeno, visto che dovrò fare qualche altro giretto, potrò chiamare anche il mio fedele Max o il mio fedele Jack, perché sì, poi avevo anche preso il cavallo nero, che credo non vi abbia mai fatto vedere, perché appunto non ce n'è stata l'occasione. Allora, per iniziare, andiamo esattamente qua. Stallaggio dell'altopiano, poi dovremo metterci a cercare le locazioni un po' come abbiamo fatto con le armature precedenti, quindi ci rimboccheremo le maniche e cercheremo di capire la posizione. Naturalmente ci sarà un taglio se sarà necessario, perché non è che riesco subito a carpire la posizione e a comprendere le varie indicazioni del diario, lo chiamiamo diario, quella roba lì. Intanto arriviamo allo stallaggio sacro di Kao Maka. Allora, eccoci qua allo stallaggio dell'altopiano. Vediamo innanzitutto dove sarà. Ah, è qua, ok. Su un tavolino. In realtà una cosa simile l'avevamo già vista. Sembra tipo la stessa location. Vabbè, comunque. Trifoglia sa tutto. Leggo. Ecco la vostra amata Trifoglia con i nostri amati pettegolezzi. State spettegolando a più non posso? Oggi vi voglio parlare di una notizia succosissima. La bardatura ancestrale. Tanto tempo fa, molto prima che nascessi io, c'era una bardatura fenomenale. Delle briglie che potenziano il cavallo e una sella che permette di chiamarlo ovunque si trovi. Le briglie dovrebbero stare a sud delle colline di Hyrule, sotto un ciliegio su una collina in cui si radunano gli animali. La sella presso una fonte misteriosa che ospita lo spirito di un cavallo. Questo almeno stanno a quanto dicono vecchissimi pettegolezzi. Si vede che gli antichi amavano spostarsi a cavallo. Con questa bardatura i viaggi andavano sicuramente lisci, che è un piacere. Voto di Trifoglia 5. Cool, ecco qua. Apriamo il nostro diario di viaggio. Adesso si è aggiornato con le indicazioni per trovare queste due cose, ovvero la sella e le briglie, e ora mi devo mettere un po' a cercare. Allora, a sud delle colline di Hyrule, immagino comunque questa parte qua. Colline di Hyrule, ok, allora potrebbe proprio essere qua, nello specifico. Sud, adesso devo vedere, dovrò verificare se può essere qui, se può essere qua, perché le colline di Hyrule sono più o meno tutta questa zona qua, credo. Mentre l'altro consiglio è un pochettino più vago. Sotto una... no? Presso una fonte in cui dimora uno spirito equino.
adesso così su due piedi non mi viene in mente nessuno spirito equino. Però insomma, gli do un'occhiata e poi ci rivediamo tra poco, spero. Per quanto riguarda le briglie ancestrali, il nostro volume ci rimanda ad un albero di ciliegio su una montagna in cui si radunano gli animali, ma dal suggerimento di prima, non so perché da qui l'hanno tolto, sappiamo che ci dobbiamo recare a sud delle colline di Hyrule e io ho trovato la locazione di questo forziere. Allora, recchiamoci nel sacrario di Mo'Ratania. Guardate un po' dov'è, ve lo faccio rivedere, a ovest di Hyrule centrale praticamente, a sud delle colline appunto. Sacrario. C'è un fantastico albero di ciliegio, veramente enorme, e lì vicino, qui dice proprio sotto, qui dice nel senso il nostro volume, dice proprio sotto quest'albero di ciliegio. Quindi, vediamo. Calamitron alla mano e ispezioniamo la zona. Intanto ci dobbiamo arrivare. Allora, abbiamo già messo la nostra puntina rossa, quindi non avremo problemi per quanto riguarda l'orientamento, anche se potrei averne lo stesso, per la verità. Io utilizzerei direttamente il turbine di Revali, scusate, ma faccio così. Ok, altrimenti senza turbine venite su da lì e poi passate qua. Sembrerebbe dalla mappa che ci sia proprio una fessura, infatti ci stiamo passando in questo momento. Ed ecco l'albero. E si vede già il forziere. E direi che non ci sono dubbi. È il nostro forziere. Esatto. Briglie ancestrali. Misteriose briglie create con tecniche ancestrali ormai perdute. Aiutano il cavallo a sfruttare al massimo le proprie energie, aumentando il numero di speroni disponibili. Ok, questo è un potenziamento. Che in realtà può funzionare anche da solo. Non è necessario prendere anche la sella. Però poi, per avere il pacchetto completo, bisogna prendere anche la sella. Adesso cerco la sella, perché ancora non l'ho trovata. Per la sella ancestrale, invece, vi basterà andare a sud dello stallaggio dell'altopiano, sud-est, diciamo, vicino alla fonte della fata radiosa, che io, tra l'altro, non ho nemmeno sbloccato, credo. Comunque, per arrivare qua, questa è la nostra zona di interesse, direi che ci possiamo teleportare al sacrario di Kaomaka, e quindi andiamoci immediatamente. Sì, volendo si poteva venire prima qua, visto che era più vicino come posto, ma tanto c'è il teleport, quindi il più vicino conta poco, in fin dei conti. Adesso dobbiamo imbroccare la strada giusta che ci porterà al nostro forziere. Sarà molto facile da prendere. Eccoci. Allora, la strada che dobbiamo percorrere in teoria sarebbe questa, però io adesso proverò a saltare di là. Speriamo che il turbine mi dia una mano. Ok. Conto di fare un po' prima così. Perfetto. Qua c'è il ponte, quindi la strada è giusta. Allora, andiamoci a equipaggiare il destriero. Che potenza di percosso, vale che roba. Ecco la fonte della fata radiosa, che devo ancora sbloccare, confermo. Qua non ci sono proprio mai arrivato. Allora, salta. No, aggancia, frena, togliti. Insomma, ok, ci siamo. Si vede che la uso poco. Forziere. Voilà. Sella ancestrale, misteriosa sella creata con tecniche ancestrali ormai perdute. Il cavallo che la indossa può essere richiamato con il tasto in giù anche quando si trova molto lontano. Quindi praticamente si teleporterà direttamente a noi. Il che non è male, eh? Allora, per quanto riguarda il tutto, dobbiamo però recarci naturalmente a uno stallaggio.
il tutto inteso come equipaggiare sella e briglie, per cui vai, stallaggio di nuovo. Altra tappa, devo andare alla fonte della fata radiosa lì. Una volta arrivati qui allo stallaggio, bisogna innanzitutto prendere il cavallo e poi parlare con Fanta. Dobbiamo soddisfare un requisito, ovvero avere abbastanza affetto con quel determinato cavallo. Vediamo. Allora, andiamo con le briglie. Briglie ancestrali. Eccole qua. Sella. Ottimo. Criniera, vabbè, non serve ovviamente, però... Tutto personalizzabile. Bello, vero? Lo lascio così. Ok. Basta. Ecco qua. Adesso innanzitutto vi faccio vedere che ha due tacche in più per quanto riguarda, vedete, la resistenza. Quindi potete andare al galoppo per più tempo. E poi soprattutto possiamo richiamare il cavallo. Adesso vi faccio vedere. Andiamo, che ne so, a caso. Oddio, sono in una palude, forse non lo posso richiamare. Vabbè, vediamo. Non c'è più limite. Si può richiamare praticamente da qualsiasi posizione qua ad Hyrule. Quasi tutte, insomma, quelle dove si possono evocare le cavalcature, mi sembra ovvio. Ok, no, va bene, va bene. Ce la può fare. Pigiamo. Quanto sono fastidiosi questi. Pigiamo giù. Beh. Beh. Game changer. Magari cercate di fare questa missione anche un po' prima di finire il gioco, perché sennò è abbastanza inutile. Comunque direi che per questo video abbiamo concluso e per la serie di The Legend of Zelda è tutto. Ci rivediamo poi con la serie di Breath of the Wild 2. L'anno prossimo, mi raccomando, carichissimi. Mentre per quanto riguarda altri video di Zelda, beh, come vi ho detto, ve li porterò nei prossimi giorni sul canale. Saranno 2, 3, 4, forse 3. Vedremo. Mi raccomando, spoilerate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link come al solito li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.